su Instagram una foto in cui vi dicevo che oggi avrei fatto appunto un video sulle domande e quindi se volevate farne qualcuna appunto potevate farmela lì sotto. La faccio su Instagram per un motivo semplice. Allora, intanto per cominciare l'ho messa 2 ore fa e faccio già il video, non perché non voglio dare il tempo a tutti di farmi domande, il problema è che già dopo 2 ore ci sono quasi 100 domande e quindi io, visto che voglio cercare di rispondere a tutte, cerco di fare il video quasi subito. E se facessi un video in cui vi chiedo, un video su YouTube proprio, in cui vi chiedo di mettermi delle domande sotto, non so se riuscirei a rispondere a tutte perché sarebbero sicuramente centinaia. Quindi adesso appunto vado a prendere la foto da Instagram, che è questa. Vabbè, avevo semplicemente messo una scritta in cui dicevo di scrivermi domande. Adesso vado a leggere i commenti e comincio a rispondere. Avevo detto che avrei fatto questo video più o meno una volta al mese, ma ho sempre rimandato, e quindi l'ho fatto tipo a febbraio, gennaio, e poi adesso. Allora, quali sono le tue ispirazioni future, aspirazioni? Al momento non so, continuerò con il canale, continuerò con il mio negozio, quindi per ora va bene così, non ho programmi futuri. Da quanto ti piacciono le cose kawaii? Da quando avevo cominciato a fare gli swap e quindi li avevo scoperti, vi ricordo che non ne faccio più, e quindi sono tipo 3 anni più o meno, anche se ho sempre avuto una passione per le cose pucciose, tipo per esempio da piccola ero fissata con dei giochini che erano tutti dolcettosi, si chiamavano le Sherry Mary Muffin, quindi già da piccola mi piacevano tutte le cose carine, pucciose e dolciose. Che scuola superiore hai frequentato? Se adesso potessi tornare indietro, la rifaresti? Mi saluti, ciao Giulia che mi hai fatto la domanda, Giulia, non lo so, sì. Allora, ho frequentato una scuola professionale a Reggio Emilia, un corso aziendale, non la rifarei per un semplice motivo. Uscita da quella scuola io sarei dovuta andare a fare impiegata nelle aziende, quella roba lì, contabilità, eccetera. E non mi piaceva per niente, pensavo che mi sarebbe piaciuto, ma dopo aver provato per vari anni a fare degli stage, ho scoperto che quel lavoro mi fa abbastanza schifo, è noiosissimo stare sempre in ufficio solo a fare fatture e cose così, quindi non la rifarei, però non saprei nemmeno dire quale avrei fatto e devo muovermi perché sennò ci metto 2 anni a fare questo video. Come ti è venuta l'idea di un canale YouTube? Vedendo appunto gente che faceva video su YouTube, che faceva tutorial su Fimo, visto che io ho cominciato così a fare video su YouTube, mi è venuta voglia di provare una volta che avevo un pochino imparato. Hai mai assaggiato il sapone? Cosa? Che scuola fai? A che liceo sei andata? L'ho già detto. È stato difficile o no? No. Mi saluti, ciao Carlotta, vi ricordo che non saluto, saluto in questi casi perché se leggo il vostro commento tanto vale, però di solito non lo faccio perché siete troppe, vi prego non chiedetemelo, non uccidetemi se non lo faccio. In quale città vorresti andare a vivere? Non conosco città dove so per certo che mi troverei bene, quindi per il momento non vorrei andare a vivere da un'altra parte. Mi vuoi bene? Certo, io voglio bene a tutte voi e vi ringrazio, a tutti voi anche perché siete anche maschi, e vi saluto tantissimo, vi ringrazio tantissimo sempre. Da quanto tempo fai le creazioni con la resina? Ti adoro, mi saluti, ciao, non so come si legge il tuo nome, comunque tu sai chi sei perché mi hai fatto la domanda. Allora, ho cominciato a fare le creazioni in resina poco dopo di quelle col Fimo, quindi 4-5 anni fa, però poi vedevo che non riuscivo a combinare niente di decente, allora ho smesso e poi ho ripreso quando ho cominciato a fare i video sulla resina su questo canale, quindi 1 anno e mezzo fa, non lo so, 2 anni fa, non lo so, non mi ricordo. Lascerai YouTube? Spero di no, sei la mia preferita, ti adoro, grazie. No, per il momento mi piace moltissimo avere un canale e voglio continuarlo per più tempo possibile. Ti sei mai lavato i denti con il sodio? Mi saluti, ciao Chiara. E no, cos'è il sodio? No. Sei fidanzata? A questo risponderò dopo. Come è nata la tua passione per il kawaii? Ho risposto anche prima, mi sembra, sì, quando avevo cominciato a fare gli swap, mi sembra. Ma con gli swap hai proprio chiuso o ne farai degli altri fra molto tempo? Chiuso, ragazze, sia per i motivi che vi ho spiegato nel video in cui spiego perché non ne faccio più, sia perché non mi piace più, cioè mi è passata questa mania e non mi interessa proprio più farli. Ciao Erika, sei stupenda, grazie, ti saluto, visto che me lo chiedi, Arianna. Hai mai assaggiato del cibo eritreo? No, sinceramente non avrei proprio idea di dove si assaggi.
Cosa ti piace della tua città e cosa non? Allora, intanto come città è abbastanza triste, nel senso non c'è mai niente da fare. Vabbè, c'è qualche locale, c'è il cinema, c'è qualche supermercato, ma centro commerciale, ma sostanzialmente tipo sabato sera cosa facciamo? A meno che non si va a ballare, cosa che non mi ha rotto le scatole, non c'è quasi niente da fare se non le solite cose, stare a casa a guardare un film, andare al cinema. È abbastanza noiosetta come città in questo senso. Ti trasferiresti se potessi, in ogni caso ne approfitto per farti i complimenti, ti seguo da tantissimo e le tue creazioni sono spettacolari, grazie mille. Come ho detto prima, anche se questa città è abbastanza insignificante, ecco il termine, sono di Reggio Emilia per chi non lo sapesse, e non saprei dove andare a trasferirmi perché non mi ispira particolarmente nessun'altra città. Quanti animali hai? Quali? Al momento ho solo un cane, Maggie, e adesso ve la faccio vedere. Ciao amore! Ciao, fatti vedere come sei carino. Eccola. È un bolognese, ha 4 anni e farò anche il video tag, il mio amico peloso, me lo state chiedendo in mille, lo farò tranquille. E per ora solo lei. Dico per ora perché in futuro dovremmo comprare un altro cane, un altro gatto, qualcosa del genere. Mare o montagna? Mare tutta la vita. Io odio abbastanza la montagna, intanto per cominciare io quando vado in macchina in montagna soffro il mal d'auto per mille problemi alle orecchie che ho avuto da piccola, le curve così, l'altezza soprattutto mi fanno stare male. E poi anche come, cioè allora i paesaggi per esempio sono belli, però tipo non soffro di vertigini, però mi fa un po' impressione vedere tutte, essere sulla montagna e guardare giù eccetera. E poi in montagna sostanzialmente non c'è molto da fare, invece io adoro il mare perché adoro andare in spiaggia, adoro andare nei negozietti in giro che ci sono appunto nelle città con il mare, adoro stare a prendere il sole, fare il bagno, tutto, mi piace tutto del mare. Nancy mi chiede, ti senti cambiata rispetto a quando facevi i video in cui non ti mostravi? Un bacetto. Mi sento cambiata nel senso che mi sento un po' più in sintonia con voi, nel senso che adesso voi sapete come sono, sapete varie cose di me e quindi so che mi conoscete meglio e io mi sento più. Sento più affetto nei confronti dei miei iscritti, diciamo. Mi sento più legata e più aperta, non so come spiegare. Aggi Mariani mi ha fatto 3 commenti. Fai anche mercatini dove vendi le tue creazioni? Li facevo ma non li faccio più perché non guadagnavo niente, non vendevo praticamente nulla. Mi potresti salutare, ciao. Hai mai viaggiato in Giappone? Ci vorresti vivere? Allora, vivere no, perché ho saputo di recente cose del Giappone proprio standard mentali e di comportamentali che ci sono là che non mi piacciono, però vorrei andarci in Giappone a fare un viaggio. 2 settimane in Giappone me le farei tanto, 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 tanto volentieri, però costa tantissimo, costa tantissimo. Ti senti meglio dopo aver svelato il tuo segreto alle tue iscritte e che ti abbiano rispettato senza fare altre domande sul tuo problema? Un bacione. Allora, ciao Giorgia. Sì, come dicevo prima, mi sono tolta un peso dicendo questa cosa, anche perché così posso farmi vedere tranquillamente. Si era scaricata la fotocamera e quindi niente, ho dovuto ricaricarla. Stavo dicendo, ti senti meglio dopo aver svelato il tuo segreto, le tue iscritte, che ti abbiano rispettato senza fare domande, eccetera? Sì, mi sento meglio e soprattutto mi hanno fatto molto molto piacere le cose molto dolci che avete detto nel video in cui appunto parlavo dell'occhio. Con cosa registri i video? Con cosa li editi? Ti è mai capitato di registrare un video e di rifarlo perché non ti piaceva? Allora, registro i video con una fotocamera Canon, non so cosa, c'è scritto lì, PowerShot qualcosa, vabbè, ha 3 anni, tipo, non è niente di speciale, non ve la sto neanche a consigliare perché appunto è vecchia. Li edito a volte con Windows Movie Maker, quando devo fare delle modifiche semplici, devo solo tagliare dei pezzi così, quando li faccio un pochino più elaborati. Li edito con Studio Vegas Pro, come si chiama? Vabbè. No, non mi è mai capitato di rifare un video perché non mi piaceva. Farei dei raduni? Per il momento non penso. Riesci a leccarti il gomito? No. Qual è il tuo genere di musica preferito? Non ho un genere, vado a periodi, a volte ascolto cavolate di qua, a volte cavolate di là, non ho un genere preciso. Dove la metti la fotocamera per riuscire a inquadrare quello che stai facendo? Su un treppiedi. Chi è il tuo cantante preferito o preferita? Martina me lo chiede, ciao. E non, come ho detto prima, non ho un genere, non ho un cantante preferito. Sono abbastanza noiosa in fatto di musica. Che
Che programmi guardi di solito? Qual è il tuo preferito? Mi saluti, sono Arianna. Ciao Arianna. Programmi in TV non ne guardo mai. Al massimo guardo telefilm, ma li scarico oppure li guardo in streaming, telefilm o qualche volta anime, ma non guardo mai programmi in TV. Hai avuto altri ragazzi oltre a quello attuale? Ho 24 anni, quindi sì, tanti in realtà. Ciao, sono Valentina, quanti anni hai? 24. Come vai? Andavi a scuola? Dicono i voti, mi hai odiato uno dei tuoi insegnanti? Non ho odiato particolarmente gli insegnanti, alcuni mi stavano più simpatici, altri. E ciao Valentina, perché anche lei mi ha chiesto di salutare. Mi ricordo ancora, lo ridico di nuovo, dopo metà video lo ridico che non saluto di solito nei video, saluto solo le persone che me lo chiedono nei commenti, in questi commenti, perché li sto leggendo, tanto vale. Qual è il tuo sport preferito e cosa ti piace fare? Io amo la pallavolo, però non la faccio da molto tempo ormai. E adesso invece faccio nuoto. Ciao, è sempre un piacere guardare i tuoi video, grazie. Da quanto tempo stai con Dani? Come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti nel mondo del cosplay, appunto, ma io non sto più con Dani. Avrete notato che è da un bel po' che non faccio video in cui c'è lui, perché ci siamo lasciati ormai da un po', quasi un mese, credo. E vi prego di non farmi domande su questa cosa perché è una cosa personale. Ci siamo lasciati e basta. A che ora lo farai il video? Non lo so. Qual è il tuo rossetto preferito? Ora che ho i capelli rossi mi piace molto l'abbinamento con il rossetto rosso. Inizi a fare dei video mattinata creativa? Io non ho mattinate creative. Io quando creo lo faccio quando capita, così che ho un po' di tempo libero, oppure quando devo fare le cover personalizzate. Non ho mattinate creative, io lavoro di mattina, quindi appena ho un buco di tempo libero faccio creazioni o cover, altrimenti non ho mattinate creative. Quando ho iniziato a fare cosplay? Il primo cosplay l'ho portato a Lucca 2013, quindi direi da lì. Come mai hai scelto il nome Calimi Pigliamare per il secondo canale? A parte che non è il secondo canale, non lo uso molto, ma era quel canale l'ho creato molto prima di questo. Calimi Pigliamare, Kale è un soprannome che avevamo io e una mia amica, quella con cui avevo cominciato quel canale, che poi non ha mai fatto video, e mi pigliamare era un modo di dire che dicevamo sempre, è un nome orribile, vabbè. Quanti animali hai avuto? Troppi. Il mio cane mi guarda male perché parlo da sola. Ho avuto un sacco di criceti, ho avuto tre conigli, ho avuto un altro cane che è vissuto a 18 anni, poverino. E poi ho avuto cose tipo gerbilli, gechi, camaleonti, cose strane. E ho avuto di tutto, ho avuto anche dei pesci e basta, credo. Qual è il tuo colore preferito? Mi piacciono i colori pastello. Una mattina ti svegli e trovi due porte, una piena di pace e allegria, senza conflitti, l'altra immersa nelle cose kawaii e creative, ma con molto odio e competizione. Quale sceglieresti tra questi due? Un bacio, ti adoro, grazie. Oddio, che domanda strana. Non è la più pallida idea, veramente. Non riesco a ordinare le cover personalizzate, come faccio? Ragazze, è molto semplice, andate sul sito, cliccate su acquista la cover e prima di confermare l'ordine mi scrivete come la volete. È molto semplice, purtroppo non saprei, non so qual è il tuo problema. Cosa ti affascina nel creare? Mi piace vedere qual è il risultato finale delle cose. Infatti, una delle cose che preferisco della resina in confronto al fimo è che il fimo lo vedi subito come è venuta la creazione, a meno che non cambiano i colori in forno. La resina invece ha questo effetto sorpresa finale che adoro, per quello avevo cominciato a fare quei video. Gusto di gelato preferito? Emoji preferita? Gusto di gelato o Nutella o nocciola? Dipende, buonissimo. Emoji preferita, ultimamente la mia emoji preferita è questa, adesso ve la metto qui di fianco, è troppo stupida e non lo so, è bellissima. Mai guardato dei video per imparare a lavorare in Fimo? Un bacio, sei bravissima, grazie Giada. E sì, all'inizio ho scoperto il Fimo proprio guardando dei video e ho guardato molti appunto tutorial tempo fa. Gonna o pantaloni, cane o gatto? Pantaloni, le gonne non mi dispiacciono, ma non ne ho e non saprei cosa abbinarci in generale, come maglie, come scarpe, quindi alla fine non le compro mai. E cane o gatto? Dipende. Dipende che razza di cane, dipende come il gatto, mi piacciono entrambi. Quando ti è iniziata la passione per lavorare il fimo e la resina? Questo sicuramente avevo già risposto anni fa. Molte persone ti hanno criticato per l'occhio? Se sì, che cosa ti hanno detto? Come hai reagito? Le poche critiche che mi sono arrivate sono di persone stupide che hanno scritto insulti proprio
da bimbi di 10 anni, cose che non mi hanno minimamente toccato proprio perché mi fanno solo ridere delle persone così sfigate. Materia preferita è quella che odi, che macchina hai? La mia materia preferita millenni fa quando andavo a scuola era educazione fisica, penso che sia la stessa cosa per tutti. E quella che odiavo, troppe, odiavo inglese, odiavo economia aziendale, odiavo diritto. Che macchina hai? Io non ho una macchina, purtroppo uso quella di mia madre e quella di mio fratello, quindi grande punto. Hanno 2 grandi punti, sì. Tu studi, Erika, ma tu studi ancora? No, dopo che mi sono diplomata, basta, non ho voluto fare università perché io odio studiare da morire. Riesci a toccarti il naso con la lingua? Mi state chiedendo queste cose in molte. No. Quando sei nata? PS, sei la mia youtuber preferita, grazie. Sono nata il 21 novembre 1990. Le tue cover per il Samsung Galaxy S3 le metterai in vendita? Me l'ha chiesto, suppongo, perché ho cambiato telefono, ma non penso, sono usate, rovinate, quindi no. Hai dei tatuaggi? Se sì, quali? Se no, ne vorresti? Sì, ho un tatuaggio sulla gamba. Non mi sembra il caso di rivoltarmi per farvelo vedere, quindi mi metto direttamente una foto, altrimenti va poi a finire che faccio figure imbarazzanti. Ogni tanto salto qualche domanda perché sono le solite, come hai scoperto il mondo dei kawaii, quanti anni hai, eccetera. Ok, non riesco assolutamente a capire questo commento. La resina alla Clapton con Global Smalti? Per prima ho sbagliato. Ok, cosa mi hai detto? Traducilo per i comuni mortali, ti prego. Da quando ho scoperto che vivi a Reggio, ogni giorno spero di trovarti in giro da qualche parte. Quindi tu farai questo da grande come lavoro o resterà una tua passione? Hai mai pensato di aprire anche un negozio fisico? Negozio fisico no, perché tanto, cioè, dovrei tutti i giorni comunque andare in un altro posto, eccetera, ed è così comodo avere un negozio online perché sei a casa tua. Tu farei questo lavoro da grande, io sono già grande e sto già facendo appunto questo lavoro, quindi sì. Da piccola che lavoro avresti voluto fare? Da piccola avrei voluto aprire una mia edicola, non so perché. Per te questo, Fimo e Resina, è un hobby o un lavoro? Come ti senti ad avere tutti questi riconoscimenti? Potresti salutarmi? Allora, ciao Donatellina. Diciamo che il mio lavoro è vendere sulla pagina, sul sito, ok, però squishy, eccetera, soprattutto le creazioni, non, a parte le cover, non è che vadano un granché, e quindi quelle io le continuo a fare e rifare perché mi piacciono. Li farai video per incontrarti? Li ho già fatti, per esempio per il Torino Comics avevo fatto un video per appunto incitare la gente a venire al Torino Comics, visto che ci sarei nata anch'io. Facevi mercatini con oggetti in fimo e squishy? Con gli oggetti in fimo sì, gli squishy no. Ciao Erika, come lucido per il fimo? Si può usare lo smalto trasparente? No, non fatelo. Molte dicono che si può, ma per l'amor di Dio no. Magari con qualche marca di smalto che io non so, può andare bene, non crea problemi, ma la maggior parte dopo un po' diventerà tutto appiccicoso e la creazione la potete anche buttare, quindi non usate lo smalto trasparente per lucidare il fimo. Neanche la resina, stessa cosa. Qual è il tuo personaggio preferito? Di cosa? Anche se non faccio creazioni in resina, ti stimo tantissimo perché ti fa vedere nonostante il tuo problema all'occhio. Capito? Non è che sono uno Yeti che viene dalle caverne e che si deve nascondere. Cavolo! Ciao Erika, sei bellissima, grazie. Pensi che quando ricresceranno i capelli li ritaglierai? Non ne ho idea, io cambio idea sempre sui capelli. Ciao, mi potresti dare un consiglio? Quando si cuoce il fimo, non si deve cuocere nel forno dove si cucina o è sconsigliato? Ci sono moltissimi video su YouTube a riguardo. Comunque, se voi non bruciate le creazioni in fimo, non fanno nulla di male, quindi potete tranquillamente cuocerle anche nel forno di casa. Ciao Erika, qual è il tuo cibo preferito? PS, sei fantastica, grazie. Una bella gara tra la cucina cinese e la cucina giapponese. La resina si può mettere in contatto con il fimo? Beh, sì. Se voi mettete una creazione di fimo già cotta dentro a una creazione in resina, tipo, sì, si può fare. Qual è stata la tua figura di merda più grande? Ah, oddio, sì, questa me la ricordo. Ero al centro commerciale, era inverno, stava diluviando fuori, avevo degli stivali che avevano la suola abbastanza scivolosa. Stavo camminando tranquillamente quando arrivo a metà, proprio quando ero davanti al bar, dove ci sono proprio i tavolini con la gente che beveva il caffè. Mi è scivolata una gamba, una sola, mi è partita in avanti e io mi sono ritrovata per terra con una gamba piegata
piegata e l'altra davanti. Non me ne sono neanche accorta, mi sono resa conto di quello che era successo quando ero per terra, mi sono guardata intorno spaesata e fortunatamente non c'era nessuno che rideva, se non altro. C'era solo un vecchietto che mi guardava preoccupato, come per dire, oh mio Dio, ti sei fatta male? E niente, mi sono alzata, ho fatto finta di niente e me ne sono andata, orribile. Quando hai fatto le tue prime creazioni in resina, sei rimasta subito soddisfatta? Allora, ciao. No, le prime creazioni che ho fatto, le prime, le seconde, le terze, dall'inizio proprio facevo schifo, mi venivano dei disastri, non capivo cosa sbagliavo. Erika, se da un giorno all'altro YouTube scomparisse, cosa faresti? Uccido tutti quelli che lavorano per YouTube, non potrete farlo. Sei mai venuta in Puglia? Sì, sono andata una volta con un mio ex che era mezzo pugliese ad Alberobello per una settimana o due. Fatto sta che era un posto carino di visitare, ma una noia mortale, non vedevo l'ora di tornare a casa mia. Ci sarebbero altre domande, ma penso sono praticamente sempre le stesse, come la tua passione, il film è tossico, eccetera. Non oso pensare quanto sia lungo questo video, quindi basta così, anche perché sono sempre le stesse le domande alla fine. E quindi niente, spero di esservi stata di compagnia, io vi saluto, ciao!